Faro tondo, serbatoio in metallo con le guancette satinate, le originali erano cromate, poi sella lunga e piana, stilemi inconfondibili, sin dalla prima generazione, quella degli anni 60. Lei è Scrambler. I geni sono quelli giusti e di Scrambler non cambia nemmeno la ragion d'essere. È oggetto passionale ma anche modaiolo, che punta diretto al cuore di chi ha i capelli bianchi ma mira soprattutto a far girare la testa ai giovani. Nella sostanza c'è molto di nuovo. 8 anni dopo il lancio del nuovo corso, era il 2015, Ducati ha deciso di darle una rinfrescata, che poi è più di questo perché nel nuovo modello c'è il 70% di componenti riviste rispetto al precedente. Per fuori però è sempre lei. È interessante sapere che la prima Scrambler, quella del 1962, fu messa in produzione su richiesta dell'importatore Ducati statunitense per un mercato che domandava una moto versatile che andasse bene ugualmente su asfalto e fuori strada. Forte dello strepitoso successo, poi, Ducati, dopo un paio d'anni, decise di metterla in commercio anche in Italia e nel resto del mondo. Così, la Scrambler del nuovo corso che in 8 anni ha venduto oltre 100.000 pezzi. Quello che nella sostanza non cambia è il cuore, il conosciuto bicilindrico ad L raffreddato ad aria di casa Ducati, 803 cc, 73 cavalli e 65 Nm di coppia. La sostanza rimane quella sì, ma anche qui gli ingegneri bolognesi sono intervenuti e sono riusciti a limare ben 2,5 kg sulla bilancia. Ci sono poi novità lato trasmissione con una nuova frizione derivata da quella del Monster, più morbida, e un tamburo cambio montato su cuscinetti per un'azione più precisa. A proposito di cambio, è finalmente disponibile come accessorio il Quick Shifter, non montato di serie sulla Icon, la versione in prova, ma presente sugli allestimenti Night Shift e Full Throttle, i più accessoriati. Aggiornamenti importanti all'elettronica, con un comando del Gas Ride by Wire, due Riding Mode, con differenti mappe motore e impostazioni del controllo di trazione. Debutta poi una piattaforma inerziale con cornering ABS. Il tutto governato tramite un piccolo ma moderno strumento TFT. Il telaio rimane un traliccio in acciaio come da filosofia Ducati, ma è ridisegnato con nuove forme e geometrie. La forcella è una caiaba rovesciata da 41, il mono è regolabile nel precarico. L'impianto frenante conta su un singolo disco da 330 mm, unito ad una pinza Brembo monoblocco radiale a 4 pistoncini. Il serbatoio tiene 13,5 litri. Il peso complessivo si attesta sui 170 kg a secco, 4 in meno rispetto al vecchio modello. Posizione di guida. Comoda un po' per tutte le stature, manubrio largo e alto, seduta comoda con un buon divario dalle pedane, piano sella a 795 mm. Ok comandi, leve regolabili, comando della frizione della giusta consistenza. Buono anche lo strumento, semplice e intuitivo, d'altro canto non ci sono decine di impostazioni tra le quali perdersi. Già dal primo avvio si sente che il motore ha carattere, è educato ma mai noioso, piacevole il borbottio sommesso in rilascio, vibrazioni moderate. Alla prima apertura del gas è pronto, c'è brio. Verso i medi si perde un po', c'è una lieve flessione, poi ricomincia a spingere a dovere verso il regime di potenza massima, che arriva poco dopo gli 8000 giri. Così in modalità sport, passando al road invece si perde un po' di brillantezza. È in ogni caso un propulsore assolutamente adeguato al tipo di moto, non ti fa mancare nulla ma non mette mai in imbarazzo. Un solo vero difetto, fermi al semaforo scalda parecchio. Ottimo il cambio, rapportatura distesa e innesti, sempre morbidi e precisi. La ciclistica è quella che forse non ti aspetteresti, la Scrambler non è una moto da bar, o meglio, è perfetta per fare il figo con gli amici, ma sa dare tanto anche in quanto a doti dinamiche. Nonostante il gommone Pirelli semitassellato da 180 non oppone resistenza e scende in piega agevolmente, non è un fulmine ma è rotonda e lineare. Il telaio abbinato alle suddette Pirelli trasmette anzi grande immediatezza tra le curve, si piega da paura già dopo pochi chilometri, lei è facile e ce l'ha in mano in un minuto. Azzeccato anche l'assetto, sa essere comodo su dossi e buche grazie anche alla sella morbida, ma allo stesso tempo risulta sostenuto e composto quando si comincia a spingere. Pochissimo o nessun beccheggio, la forcella non affonda in staccata e il mono non si chiude in accelerazione. Ottima anche la frenata, la pinza Brembo morde bene e non fa sentire la mancanza del secondo disco. E quindi com'è questa Scrambler del terzo millennio? Non è un mezzo tecnologico, non un oggetto sofisticato nel senso materiale del termine, anche se ora ha le sue raffinatezze. È passione fatta moto con i suoi tanti pro e pochi contro, unione di stili, mescolanza sapiente di classico e moderno. Un divertente mezzo da diporto che sa sorprendere dove la strada si arrotola su se stessa.
quanto costa questo piccolo sogno? Il prezzo della Ducati Scrambler Icon, la versione in prova disponibile in 9 colori, parte da 10.690 euro. Le altre due versioni, invece la Night Shift e la Full Throttle, più accessoriate, partono da 12.390. Tutte già disponibili nei concessionari.